Adesso spieghiamo come disegno Paperino. Partiamo da un cerchio che, come in tutti i personaggi Disney, è la base da cui iniziare. Poi facciamo vedere che questo cerchio sarà visto di tre quarti, quindi con una riga che mi fa capire la sfericità. E attacchiamo alla base del cerchio poi il becco, che possiamo considerare una specie di foglio piatto che poi andiamo a dettagliare successivamente. Dopo, dal becco facciamo il collo e il corpo di Paperino, che è questa specie di pera con la parte posteriore un po' in fuori, con la tipica postura dei paperi. Dal corpo abbiamo poi da posizionare le zampe, quindi due stanghette parallele, e a cui sono attaccate i piedi, le zampe, insomma, del papero. E poi dal collo partono senza avere molte spalle le braccia, facciamo lo scheletro e le mani le facciamo sui fianchi. E questo è lo scheletro di Paperino, che poi in realtà può essere usato per quasi tutti gli altri paperi disneyani classici, quindi da Paperina a Zio Paperone. Andiamo a fare il dettaglio degli occhi, del becco. Quindi gli occhi saranno due ovali che arrivano quasi alla somma del cerchio. Facciamo le arcate sopraccigliari, i ciuffetti, e poi adesso andiamo a vestire Paperino. Quindi lui ha questa tipica casacca da marinaio, il fiocco davanti, una specie di bandiera dietro, e poi i bottoni davanti. E ovviamente dovrò andare a ingrossare le braccia per dargli lo spessore. E fare le mani appoggiate, come abbiamo detto, ai fianchi, in questo caso in questa posizione di Paperino. Poi adesso andiamo a definire le zampe che sono anche lì da ingrossare, e facciamo lo spessore delle gambe e poi lo spessore dei piedi, che sono zampe, con questa tipica forma a tre dita, diciamo. Poi adesso andiamo a mettere il cappello a Paperino, che è una connotazione fondamentale. Quindi con quella piccola fibbietta nera gli coprirà un pochino la parte superiore. Facciamo le pupille, anneriamo le pupille, andiamo a definire un pochino di più i dettagli del becco e cominciamo a fare i neri della casacca, che poi renderanno Paperino più visibile anche nel caso del bianco e nero. E coloriamo tutto tranne il fiocco e i bottoni, ovviamente. E abbiamo finito Paperino. Adesso andiamo a togliere qualche segnetto di troppo con la gomma pane, quindi sgommiamo un pochino qualcosa, e ci rimane soltanto da sistemare forse qualche dettaglio e le ombre per farlo rendere più tridimensionale. E abbiamo finito il nostro Paperino. Adesso facciamo vedere come il nostro Paperino diventa Paperinic, il diabolico vendicatore. E per questo facciamo uno sketch di Paperino un pochino più dinamico di quello che ho dovuto realizzare lentamente, passo passo, per mostrare come si arriva alla sua costruzione. Di questo sketch appena realizzato, io ho fatto una scansione in ciano. Così possiamo procedere a inchiostrare su quella scansione e mostrare come Paperino diventa Paperinic. Procedo a ripassare con il pennarello il personaggio in ciano. Ecco, iniziamo quindi con i dettagli del berretto, e quindi anche con i neri, e poi adesso procederò con la parte fondamentale, che sono gli occhi, perché ovviamente la caratteristica principale è che innanzitutto lo sguardo diventa più
audace, più diabolico se vogliamo, dello sguardo più sempliciotto e sognatore di Paperino, e poi ha ovviamente i neri della maschera perché lui indossa una mascherina e quindi andiamo a inchiostrare il becco e da lì procediamo con l'inchiostrazione base del personaggio e con questo sguardo più cattivo, se vogliamo, anche il suo sorriso diventa un sorriso meno semplice del primo Paperino. Poi andiamo a vestirlo, ecco qui la sua tenuta da supereroe, quindi con le spalline, il colletto, i polsini che poi saranno di colore rosso. Non avrà più ovviamente il fiocco davanti perché sarà coperto da questa sua nuova divisa. E non avrà i bottoni, avrà invece dei bottoni, disegneremo una grossa fibbia, un tondo grosso, diciamo, chiamiamolo così, che è la fibbia della sua cintura a cui lui lega, a cui porta, diciamo, attaccato la fondina con la pistola a raggi, ecco, disegniamola pure lei, e dobbiamo a questo punto fornirlo dei suoi famosi stivaletti a molla, quindi disegniamoli, andiamogli a coprire quindi le zampe. La molla non la vedremo perché sta sotto agli stivaletti, quindi la userà quando comincerà a saltare. Per adesso abbiamo fatto il vestito, andiamo a nerire le parti appunto che devono essere più scure e stiamo ultimando il classico costume del diabolico vendicatore di Paperopoli, con i neri dove devono essere posizionati, con qualcosina magari più veloce, e manca ancora una cosa fondamentale che è il mantello, un mantello che immaginiamo mosso dal vento e senza il quale Paperinicchia non sarebbe lui. Poi facciamo l'ombra e a questo punto abbiamo ultimato la trasformazione del semplice Paperino nel diabolico Paperinic. Ecco i due personaggi insieme, Paperino e Paperinic. Come potete vedere, nessuno potrebbe dire che si tratti dello stesso Papero.